oggi, anzi, iniziamo questo vlog in macchina. Siamo usciti presto, verso le 9, e siamo andati in farmacia e poi siamo andati dal cinese a comprare delle cose che ci serviranno per fare il presepe in chiesa, perché abbiamo deciso stamattina di andarlo almeno a cominciare a fare, a tirar fuori le cose e a preparare la base del presepe, eccetera. Andiamo tutti quanti e almeno facciamo un'attività insieme di famiglia e facciamo qualcosa per la nostra parrocchia. Quindi siamo andati a comprare delle piccole cose che ci servivano aggiuntive e niente, adesso stiamo tornando a casa, siamo a Mezzimonti qui. Appena esci da casa stai in Mezzimonti praticamente, quindi ci sono tante curve. Stiamo tornando a casa così ci addentriamo in questa avventura del presepe in chiesa, che poi avventura non è perché io lo faccio quasi tutti gli anni, quindi non è proprio un'avventura. Però avevo intenzione di fare una cosa di diverso, cioè non fare il solito presepe che si fa tutti gli anni, fare qualcosa incentrato specificamente sulla Natività, quindi su Giuseppe, la Sacra Famiglia, Giuseppe, Maria, il bambinello, La mucca dell'asinello. i soliti mucca, il bue e l'asinello, insomma, farlo incentrato proprio su quello, quindi farlo essenziale, ma come si può dire? Essenziale ma di valore? Non lo so, una cosa diversa. Poi di solito mettevamo il muschio, stanno abbiamo deciso che poi dici, che dici di tutto te? E vabbè, lo fa io, faccio questo mio. No, poi speriamo che a tutti i parrucchiani piaccia, ecco, almeno ci vedono la buona intenzione. Invece del muschio abbiamo comprato la pagliuzza, mette tutta la paglietta, vediamo che esce fuori. Comunque vi portiamo con noi, ovviamente, passo passo, e vedrete tutto. E il nostro sabato passerà così, sabato mattina. Se non riusciamo a finirlo in mattinata, sicuramente lo finiremo di pomeriggio. Vediamo un attimo. È solo che fa tanto freddo anche in chiesa, quindi dobbiamo vedere un attimo la temperatura per i bambini. Detto questo, che dovevo dire? Un'altra cosa mi sono scordata. Che dovevo dire? Vabbè, siamo tutti qua. Salutate! Manca solo la nostra quinta che sta dalla sua famiglia e il weekend lo passa con loro, anche le feste. E ci manca tanto, però vabbè, è giusto che sia così. E niente, tutto qua. Adesso io vi saluto e ci rivediamo direttamente quando stiamo in chiesa. C'erano amore? Perfetto. Siamo arrivati in chiesa e stiamo cominciando a preparare il presepe, almeno la base. Vero che lei? Questa è la nostra chiesuccia bellissima, vedete? E Andrea ha già pulito tutto il tappeto che c'era qui, l'abbiamo rotolato e messo via. Con noi ci sta il padrino di Valerio che ci aiuta. E niente, stiamo cominciando. Abbiamo tirato fuori tutte le statuine, però la cosa più importante è fare la base. Siete stanchi? Fa freddo, però abbiamo il fungo. Allora, abbiamo finito, ci abbiamo messo un'oretta alla fine, eh? Vi faccio vedere, siete pronti? E voilà! Quest'anno ho deciso di valorizzare solamente la natività, come vi dicevo prima, quindi ho fatto la capanna con, vi faccio vedere bene. Giuseppe, Maria, l'asinello, il bue, il bambinello, tutte le lucine dentro. Poi ho messo i tre re magi, un pastore con le pecorelle e uno zampognaro che suona e canta, e suona insomma dai il benvenuto a Gesù. Quindi veramente semplice, semplice. Ho fatto come si chiama? Un recinto con questi legni, la capanna ce la siamo creati da solo, non so manco io come abbiamo fatto. Poi c'è l'angioletto là sopra e basta, la pagliuzza e le lucine, guardate che carino. Poi ai lati ho rotolato la carta così si contiene un po' la pagliuzza e non va tutto in giro per la chiesa. E anche quest'anno il presepe è stato fatto. Bello. Adesso sto pulendo perché con Andrea stiamo pulendo perché abbiamo lasciato un casino con tutta sta pagliuzza veramente in casotto. Quindi vi saluto, vado a pulire e poi andiamo subito a casa a preparare il pranzo. Tavola, che c'avevamo una fame, vero amore? No. Allora, preparatevi
Praticamente per pranzo ho fatto hamburger di cotto e cavolfiori ai bimbi. Qui c'è la principessa Vittoria Maria, Viola, Valentino, Valerio. Papà si sta mangiando la pasta avanzata di No, ieri. Valentino, mi devo sacrificare. La matriciana avanzata da ieri, mo che Io sacrificio mi devo sacrificare. enorme. Mentre io mi sto mangiando l'arrosto avanzato di ieri, che ne avevo fatto veramente tanto, eppure un pezzettino è rimasto anche per Andrea. Io insieme all'arrosto due fettine di pane. E basta, questo è quanto. Siamo stanchi, io non mi sono sentita manco bene perché mi è preso un calo di pressione Io allucinante. ho la Mi sono dovuta torce. mettere sul divano con le gambe alzate, vero amore? Io E ha cucinato tutto Andrea, si è fatto tutto. cucinerò. Vabbè, hai riscaldato, dai. Ma io ho la torce. Tu c'hai un po' di tosse, Viola c'ha il moccioletto, Valentino c'ha un po' di tosse, Valerio c'ha un po' di tosse, ma la tosse ragazzi è normale d'inverno, poca poca, è la protezione. Vabbè, adesso noi mangiamo e dopo ci riposiamo. Anzi no, dopo ci vediamo per il coffee time che ieri amore abbiamo Sì, infatti saltato. lo famo doppio, va? Noi No, doppio che caffè, famo io faccio un doppio. piano. Coffee time! Angolo del caffè. Te la faccio così grossa. Vai, ieri abbiamo saltato, non abbiamo fatto il coffee time, ma abbiamo mangiato come maiali, non ce la facevamo. Abbiamo svuotato L'abbiamo svuotato, però. sì. Ieri era Era quello, questo, era 8, è vero. Vai, amore, qui che ci abbiamo? Di succulento. La fai? Sono due. È il bacio al caffè. Altro del caffè. Sì. Non c'era quell'altro amaretto. All'amaretto. Non è il bacio, è il bacio. È il bacio all'amaretto. Dai, andiamo a prendere questo Uno caffè. per uno? Sì. A E tutte e certo, è due. che tutte e due te. Eccoci qua. Non ci fate caso ai miei Io capelli? sto qua, Ma avviciniamo se no, no. no, dopo Siamo sposati, mica famo ma il peccato. problema è che l'altro si sta avvicinando troppo. Allora, dicevo, stamattina ho fatto lo shampoo e la piega da sola, però l'ho lasciata così bella vaporosa perché almeno non mi si afflosciano subito. Nel senso che per un giorno ce l'ho belli vaporosi, no? Però sono stata brava a farmi questa piega da sola, guarda un po' che carini. Vabbè, detto questo. Stavolta leggio, come Leggi, dice vai mia, amore, leggi. leggio come dice mia figlia, piccola, Vai. prima di mangiare. Ridi sempre quando ti è possibile. È una medicina a buon mercato. Questa sa dice a noi, amore. Bello. Questo è di Che Lord noi Byron. ridemo pure per un piagne. Lord Byron. Allora, vediamo io che c'ho scritto. Vabbè, ormai conoscono, amore. Stiamo già Sicura? nono giorno. Lo fanno Invece sul sul mio c'è sample? scritto. Abbi degli amici, ancora questo, è come esistere due volte. Bah, dipende dagli amici. È meglio il mio. Com'è, buono? Perché con la bocca piena non si parla, quindi si mugugna. Lasciamo io Buono? Ha fatto bene il caffè? Appunto. Fatto io, amore. Comunque, dov'hai? Vabbè. Ho fatto il sondaggio sulla live, devo dire che la maggior parte di voi mi state dicendo che preferite il pomeriggio. No, primo pomeriggio, ma un po' più in là. Io non ho risposto ancora. Io penso, però che ora possiamo fare il casino Ma di che giorno? di pomeriggio. Di che giorno? Ah, del giorno non me l'hanno detto, me l'hanno detto di pomeriggio, però forse pure fine, pure una domenica pomeriggio, dai. No? Sì, se no io con lavoro come fa? Che dite di domenica pomeriggio? Secondo me, poi ovviamente c'è chi uscirà, ma noi con sto freddo non usciamo. No, male. Noi no. Oggi ho fatto Perché io freddo. domenica pomeriggio non cucino. Perché tanto la sera mangiamo gli avanzi della pizza del sabato sera, quindi sto un po' più libera. Lo cucino io. Che devi cucinare? Ti accende in forno? Ma quello è cucinare, pensa che E la possiamo fare, che ne so, verso 5 e mezza.
Domenica sarebbe meglio. Rimettilo quale giorno della settimana? Ecco, io adesso abbiamo detto, ma loro, le nostre amiche, ma ci non rispondono. Fai quello che dici proprio faccio. Che ti dà le percentuali come con si grafici. Chiama? Polo. Sondaggio. Sondaggio, poi. No, poi, amico mio. Ma quasi quasi faccio il sondaggio, va. Faccio il sondaggio dopo, voi forse già l'avete visto. E vediamo un po' chi. Che ci metto domenica? Domenica pomeriggio. Io metterei venerdì, sabato o domenica. Venerdì. Allora. Sabato forse no, perché noi siamo. Sono capace. Il venerdì no, perché alle 5 ci arriva quinta. Poi ci dobbiamo bloccare. O il sabato no, mo. No, mo, venerdì e sabato siamo incasinati di pomeriggio. L'unica sarebbe domenica. O domenica allora. O domenica. Domenica mattina o cioè domenica pomeriggio o io scrivo va bene se per voi fate va bene se per voi facciamo la live domenica pomeriggio sì no e loro scelgono domenica pomeriggio tocca decidere quale domenica non è che ce ne stanno tante prima di Natale la prossima almeno c'è una settimana di tempo. Oggi è 9? Che sta guardiamo? Il calendario d'avvento. Domenica 10, domenica 17 c'è e poi c'è domenica 24, ma non mi pare il caso domenica 24. No, vicino. Domenica 24 no. Allora, quindi c'è solo domenica 17. No, questa domenica che viene. Non domani, ma la prossima. Ah, 17 hai detto? Sì, sarà male male che ne ho opinione. Gioia, facciamo Fabio? I nostri figli barattano i tablet. Sono uguali, eh? Sono solo il colore diverso. No, proprio il colore, sono quelli per i bambini che hanno. Vittoria Maria c'è la rosa e Valerio c'è la celeste. E loro ogni tanto se lo scambiano. Sì, ma sono scambiati per i giochi. Ma perché poi potrebbero scaricare gli stessi. Ma finito, amore? Io sì, il divertimento è scambiarli. Adesso vado a fare un po' di shopping su Shein. Perché ho visto un po' di scarpe che mi piacciono. Mo se io gliele faccio vedere a mio marito le scarpe che mi voglio comprare, questo. Ti blocca la carta, che amore. Ma che blocca la carta? C'è la mia! Ti blocco pure la tua. Mio marito si mette a ridere. Perché dice tu c'hai 40 anni e vuoi fare ancora la ventenne, vediamo? Ma che scarpe sono, scusa? Belle, amore! Belle, amore! A voi ve le faccio vedere quando mi arrivano, devo ancora decidere bene, perché ce ne stanno... Prima comprale. Ce ne stanno più modelli, quindi devo ancora decidere bene. Me ne voglio comprare due paia, uno nero e uno sul marroncino, due scarponcini. Vabbè. Scarponcino, come scarponcino? Stivaletto, come vuoi chiamare? Scarponcino, il capito. Vabbè, adesso noi vi salutiamo che io mi metto sul divano. Praticamente il mio shopping dura 3-4 minuti e che poi mi addormento. Per fortuna. Comincio a guardare qualcosa, dopodiché e dormo tutto il pomeriggio. Poi quando mi sveglio dico vabbè, lo faccio domani. Insomma, alla fine non mi comprerò mai queste scarpe. La tattica è mettergli la copertina, così sta più calda, il sonno dura di più. E lo shopping massaggina i piedini. Vabbè ragazzi, ci vediamo dopo. Vado sempre fino all'angolo. Oh, ci vediamo dopo. Ci a te all'angolo. No, mo ti prego. Sì, all'angoletto. Ci riaggiorniamo a più tardi. Tanto è pomeriggio, staremo a casa perché Viola deve fare una relazione. La relazione? Deve fare una ricerca. Che è ricerca o relazione? Una ricerca. Una ricerca sulla situazione delle donne nell'Islam. Le paesi, condizioni. Le condizioni. Patriarcali dell'Islam. No, la condizione della donna in alcuni paesi del mondo, tipo Afghanistan, dell'Islam. Dell'Islam. Della religione del... E quindi deve fare sta ricerca e ieri ha cominciato un po', ma io ci ho tempo, quindi oggi pomeriggio passerà, eh. In più poi c'ha anche altri compiti, Non è che c'ha solo questa, quindi noi ovviamente weekend siamo obbligati, quasi obbligati a stare a casa perché lei deve studiare. Un altro annetto qua lasciamo sul caso. Ha lasciato, sì, un altro annetto, mo. Due. Almeno a 15-16 anni. 18, 20. Da sola a casa. Voi quando ce l'avete lasciati i vostri figli da soli a casa? Io posticipo sempre. Cioè, Viola, per esempio, rimane sola se noi stiamo qui intorno, mezz'oretta, dobbiamo andare a fare una camminatina. Dall'altra parte della strada. Sì, stiamo giusto qui, ma da sola non ci abbiamo mai lasciata.
Nessuno, vabbè, gli altri sono più piccoli, ma lei no, ancora no. Che poi all'epoca nostra ci lasciavano da soli. Arrangiate, mamma mo torna. E tu stavi da solo a casa. Se c'hai problemi sono vicino. Sì, sì, se c'hai problemi vado alla vicina, da dirimpettaia. Tutti questi problemi noi non ce l'avevamo. Adesso invece non lo so che ci ha preso i genitori di oggi. Oddio, è vero che se non andiamo da dirimpettaia, cioè, tocca aiutare noi a lei. Sì, noi sì, però una volta era diverso. Era tutto più facile, tutto più semplice. Vabbè, comunque vi saluto, ci vediamo dopo. Fatto pomeriggio, cioè sembrano le 6 di pomeriggio, invece sono solo le 4, vero amore? Si è fatta certa. E noi stiamo con la tisanina. Io non riesco più a mangiare la carne. Ogni volta che mangio la carne mi rimane pesante, ma di un pesante. Perché ridiamo? Sono vecchiave? E quindi mi sto a fare la tisana perché mi sento abbottata, proprio abbottata. Poi questa tisana è magica perché voi ve la prendete fra un'ora, ci avete una fame, vero? Come ieri sera. Sì, sì, non mangio, però... non mangio, poi alla fine ti prende una fame perché veramente ti sgonfia, ti svuota la pancia. Ora vi faccio vedere qual è, l'ho comprata al Conad. È questa qui, finocchio, anice e menta. C'è scritto ventre piatto, vabbè. Ventre piatto, però vi devo dire la verità che ti fa digerire, ma più che altro ti sgonfia proprio. È una favola. Noi giorni di sabato e domenica ce la facciamo sempre. Chemo? Te sei sempre all'angoletto, ecco, Temo. Eccolo. Io mi sono fatta la tisana con la tazza invernale natalizia. Andrea invece con quella tazza bellissima che abbiamo comprato da Ikea. Bella, vero? Sì. Amo sempre questo pelo de fuori, però coprite sto pelo. Ma sto a casa. Ma non casa. Stai a casa, ti vedono almeno 1000 persone. Io sto a casa, pure di più le mie, dopo sto pelo. Dopo sto pelo ottengo follower a rotta di collo. Comunque io vi ringrazio quando mi dite che vi piacciono i miei vlog genuini, che siamo persone vere, semplici, ma è la verità perché noi avete visto, non è che facciamo un granché, eh? Soprattutto d'inverno, ma chi gli va a decidere? Non c'è. No, d'estate abbiamo fatto un sacco di cose, andiamo a fare le gite, certo. Durante i fine settimana ci muoviamo spesso. Non facciamo vivere la notte. No, ma chi esce la notte, amore? No. Invece d'inverno ci stanno pure le feste, eh? Per esempio qui al nostro paese hanno fatto venerdì, sabato e domenica i mercatini di Natale, ma non i mercatini quelli che vi immaginate voi, dei mercatini di Natale. Però vi dico, a parte il fatto che essendo un paese, non siamo, cioè, il paese è piccolo, no? È la gente mormora, tutto intorno ci sono altri paesetti, ma il paese principale vanno tutti lì quando ci sono queste feste. Quindi voi andate a questi mercatini dove c'è la pipinara, come si dice a Roma, la pipinara, una marea di gente che praticamente stanno tutti lì perché è un'attrattiva, che di solito sto paese è morto, non si fa niente, quindi è un'attrazione, no? Vanno tutti lì, ci siamo andati un paio di anni, vi dico, quei bambini e passeggini si passava, a botte per passare da un posto a un altro, insomma, lasciamo perdere, e non ci siamo più andati, quindi c'è tutta sta gente, e poi io stamattina ho sentito in farmacia, il farmacista che stava di nuovo con la mascherina, che ha detto, io non potete capire quanti casi Covid ci sono in questi giorni. E te credo, io volevo dire, te credo, cioè tu vai in un posto che non è tanto ampio dispersivo, no? Vai in un posto non tanto ampio con una marea di gente e poi è normale che ti attacchi al Covid, dove no? Noi siamo a casa, io poi con 4 bambini, tu vai in mezzo a tutta sta gente, a me mi prende il panico, c'ho paura di perdermeli, c'ho paura che me li perdo, qualcuno me ne prende uno, no, c'ho l'ansia e non ci vado proprio. Noi preferiamo fare le cose tranquille, veramo, dove non c'è tantissima gente, e ci andiamo a visitare i posti non i giorni di festa, l'abbiamo fatto pure noi, eh. Noi quando non avevamo figli viaggiavamo, siamo stati a vedere i mercatini in Germania, vero amore? Sì. Siamo stati ad Amsterdam, insomma abbiamo girato un bel po' di posti. Con i bambini piccoli che c'era solo Viola e Valentino siamo stati in Grecia 2 volte, vero? Sì. Poi dopo sono nati tutti gli altri e cominciava a diventare un po' complicato perché erano piccolini e poi erano tanti e una faticaccia.
Comunque sta di fatto che le feste natalizie ci piace sempre passarle a casa, pure quelle non abbiamo mai passate fuori, pure quando eravamo fidanzati. No, era sempre in casa. Sempre in casa con la famiglia, tra di noi. E siamo proprio contrari, come Ferragosto, come Capodanno. Anzi, Capodanno all'inizio si organizzavano qui al paese tutti insieme, no? Noi del paese festeggiavamo, adesso non si festeggia quasi più niente. E poi io portai i bambini a Capodanno, falli sta svegli fino a tardi. L'abbiamo fatto una volta, è stato uno strazio. Siamo dovuti andare via, che erano le 10:30, perché Vittoria Maria era piccolina, c'aveva sonno, Valerio c'aveva sonno. Potrei lasciarli ai miei genitori, ma a noi ci piace passare a Capodanno tutti insieme. Non ci piace andare in giro e lasciare i bambini a casa in giorni così di festa. E quindi siamo sempre a casa, perciò tutta sta pappina per dirvi che io vi ringrazio che ci dite che questi vlog sono carini. Capisco che a volte sono magari un po' noiosetti, perché non è che facciamo grandi cose, stiamo in casa, facciamo cose normali. Però voi siete sempre carine, che ci fate sempre i complimenti, vero amore? Verissimo, verissimo. Verissimo, vero amore, verissimo, verissimo. Come no? Mi fa piacere. Oddio, sembriamo due scemi. E quindi niente, pure i bambini poi stamattina siamo stati tutta la mattinata in giro, eh? E loro, quando torniamo a casa? Quando torniamo a casa? Però almeno mezza giornata li facciamo uscire, se no tutto il giorno diventiamo pazzi. Domani invece ha messo pioggia, quindi poi direi, già non usciamo col sole, pensa qua pioggia. Domani che facciamo, amore? Passo. Messa sicuramente, passeggiatina, tattica. Prima non è, no, dopo. No, prima. Non lo so, vedremo. Che famo per pranzo, che famo per cena. Poi ma vedremo. Quello fai prima o dopo la passeggiata. Voi pensate che abbiamo una ragazza che ci guarda i bambini quando noi usciamo da soli, ma quando usciamo siamo usciti una sera, siamo andati a mangiare fuori, vero amore? Sì. Non sapevamo dove andare, non sapevamo che fa, cioè poi alle 8:30 siamo usciti, c'avevamo un sonno. C'avevamo un sonno, amiche mie, non potete capire, un sonno tremendo. Allora io ho detto a lui, ma cioè, oltre che dobbiamo pagare babysitter, dobbiamo pagare cena fuori, in più c'avevo pure sonno, ma chi ce lo fa fare? Manca avevo mangiato male, perché poi io, essendo celiaca, è sempre interno all'8 quando vai al ristorante. Però sai, in conto organizzi con gli amici, allora sì, ma usci da soli, ecco, magari ci piace fare il weekend, di solito un weekend all'anno ce lo facciamo da soli, soletti, andiamo in centro benessere. Ci facciamo un po' di massaggi, le coccole, poi ci sono le piscine riscaldate. Quello sì, quello ci piace, almeno un weekend dell'anno a farcelo. A volte è capitato anche due, ma siccome è una spa un po' costosetta, allora mettiamo i soldini da parte per andarci almeno una volta. Almeno una volta. Vero amore mio? Sì, 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 certo. C'ho la tazza davanti. Oddio, mi impalla la tazza. Vabbè. Comunque non ho dormito. Non ho fatto shopping su Shein, perché 3 ore a cercare le scarpe. Quelle che mi piacevano gliele ho fatte vedere e mi ha detto la stessa cosa che vi ho detto io a voi. Che mi hai detto, mo? Sembravano? No, un po' da... Io ho detto teenager, però teenager. Effettivamente. Quindi me la bocciate. Teenager o subito dopo teenager, insomma. Me la bocciate, ci sono rimasta male, ho lasciato perdere, non ho comprato più. Mission accomplished. Ha vinto lui. E quindi niente shopping online. Boh, non so, manco io come voglio queste scarpe. Mi sa che tocca andare a vedere da Globo. Io qui vicino c'ho Globo e andiamo lì a vedere. Tanto poi iniziano i saldi, amore. Ma senza soldi. I saldi coi soldi. Sì. Però beh, non ho neanche dormito, quindi poi mi sono alzata, ho messo la lavastoviglie, ho piegato i panni dell'asciugatrice e poi basta. Adesso ci facciamo sta disanuccia e tra poco andiamo a preparare la pizzetta. Vero? Sì, tra poco. No, guarda loro. Perché... tra poco dobbiamo preparare la pizza. E stasera ci vediamo insieme ai bambini mentre mangiamo la pizza, la seconda parte di Mamma ho riperso l'aereo. Che no, esatto. Ho detto giusto. No, era mischiato perché Mamma ho perso l'aereo 2, è vero. Mamma ho perso l'aereo 2 oppure Mamma ho riperso l'aereo senza tu dopo. Senza tu, oddio, ho sbagliato. L'ho attaccato. Oddio, santo. A me non mi sei visto.
Va bene, ci vediamo dopo mentre facciamo le pizze. Eccoci qui pronti con le pizze in pole position, pronte per essere cotte nel forno. Le ho preparate 4 perché lo sapete che io ne faccio di più per mangiarci anche la domenica sera a cena, perché i bambini gli piace troppo. Questa è la solita mia senza glutine, l'altra invece col glutine. Poi dopo ci aggiungiamo i vari condimenti come la salsiccia, il prosciutto crudo e basta. E niente, quindi questa sarà la nostra cena, poi ci aspetta il film e poi tutti a nanna perché si è fatta una certa. Vero amore? A voglia. A voglia. Di corsa proprio. Siamo arrivati. Siamo arrivati anche alla fine di questo vlogmas. Già stiamo al 9 dicembre. Guardate come volano sti giorni. Io non finirò mai di ripeterlo perché a me mi passano in un lampo, in un lampo. Poi questi giorni di festa già 2 ne sono passate, è rimasta solo la domenica praticamente. Vabbè. Comunque noi ci rivediamo domani con un nuovo vlogmas, spero che vi abbiamo tenuto compagnia, vi siete fatte qualche risatina e basta, qualche momento spensierato. Quindi vi mando un bacio, un abbraccio e ci rivediamo domani. Ciao!